salve a tutte e a tutti. I minerali argentiferi, misurati e pesati, venivano acquistati dai guelchi direttamente nei piazzali delle fosse. Il guelco, una figura di origine germanica, era il proprietario delle fonderie. Il minerale, misurato con i corbelli, veniva caricato sui carri alla volta delle piazze dei forni. Si occupavano del trasporto due figure fondamentali, che troveremo anche nelle altre fasi storiche delle miniere: i molentari e i carratori. I molentari utilizzavano gli asini per il trasporto del minerale, i carratori invece il carro, trainato per lo più dai buoi. Prima di essere scaricato, il minerale subiva un'attenta serie di controlli. I camerlenghi intervenivano per quantificare l'entità del prelievo fiscale, norma che, come abbiamo visto, escludeva la fase mineraria, ma che invece rimarrà inalterata sino all'epoca aragonese per i minerali destinati ai forni di fusione. Poi vedremo di che cosa si tratta. Il camerlengo era un funzionario del governo, i guelchi invece erano dei privati che si occupavano personalmente di tutte le fasi della fusione del minerale. Rispetto alle epoche precedenti, i forni subirono migliorie e modifiche, importanti migliorie. Quasi tutte le fonderie furono localizzate in prossimità dei fiumi. Per azionare i mantici, che garantivano correnti d'aria all'interno dei forni sempre costante, si utilizzava l'energia idraulica, appunto prodotta dall'acqua dei fiumi. I guelchi avevano alle loro dipendenze numerosi addetti per ogni forno, personale altamente specializzato, ma anche una moltitudine di manovali che eseguivano i lavori più pericolosi e dannosi. Il focaiuolo era uno dei personaggi addetto ai forni, era anche il produttore commerciante di carbone da legna, indispensabile per alimentare il processo di fusione. I forni operavano a ciclo continuo, nelle 24 ore. L'alimentazione del carbone e del minerale era appannaggio dei tractatori e degli aiutatori, figure più umili del ciclo. Lavoravano giorno e notte sotto l'occhio vigile dei guelchi, che invece si alternavano nelle 12 ore. Le figure di punta del ciclo lavorativo erano in buona sostanza due: i maestri colatori, addetti a tutte le operazioni di fusione del minerale, e a questi si affiancavano i maestri smiratori, operai super specializzati che si occupavano della fase di separazione dell'argento dal piombo. I forni, immaginate un grosso tino, venivano caricati dall'alto, riempivano con uno strato di carbone alternato ad uno strato di minerale, e man mano che il volume scendeva si aggiungeva carbone e minerale. Operazione pericolosa e dannosa per l'organismo, eseguita nella quasi totalità dei casi dai manovali in servizio. Il calore liberava lo zolfo, che finiva nell'atmosfera ed era fortemente inquinante e fortemente dannoso per la respirazione. Nella prima fase, la fusione del minerale era detta colare la vena. Il metallo usciva da dei fori posti nel tino e veniva raccolto in dei contenitori. La fase finale, invece, era quella della separazione dell'argento dal piombo. Era detta smirare il piombo. Era una fase che imponeva un'alta specializzazione. L'argento veniva consegnato alla zecca di Iglesias obbligatoriamente. I pisani prelevavano un dodicesimo del piombo e dell'argento prodotti. Per ogni operazione di fusione, chiamata ceneraccio, si pagava un diritto fisso di 15 soldi, e invece per ogni forno si prelevavano 6 soldi al mese. Era un'industria fiorente che dava soldi anche allo Stato, prima ai pisani e poi, come vedremo, agli aragonesi. Nella prossima pillola vedremo il periodo della dominazione aragonese e spagnola. Vi ringrazio.